Oggi ti voglio parlare di macrofotografia e ti voglio dimostrare che puoi avvicinarti a questa fantastica tecnica fotografica senza spendere una barca di soldi. Prova ad indovinare a cosa stai pensando. Esistono già milioni di fotografie in macro ad altissima risoluzione. Perché dovrei farlo anch'io con un'attrezzatura meno performante? Beh, ti risponderò dicendoti: vuoi mettere la sensazione di isolarti dal mondo, di diventare una sorta di macro esploratore di una macro realtà differente? Beh, un qualcosa di veramente... Oh mio Dio, beh, fa un po' senso vista così, comunque è bellissimo. L'idea di accoglierti nello spazio creativo è venuta quando un mio nuovo follower Instagram mi ha chiesto quale obiettivo un appassionato di fotografia come lui può acquistare per fare macro. E qui si è riaccesa una marea di ricordi, tra i quali l'anello invertitore. Come puoi vedere dall'animazione, ti permette di montare un obiettivo al contrario, ottenendo quindi un effetto macro. Non ho mai apprezzato questo sistema. Se vuoi sapere perché, chiedimelo lasciando un commento sotto questo video. Passiamo alle cose belle. Ricordo che iniziai a compiere i miei primi passi nel mondo della macrofotografia, se così si potesse definire allora, utilizzando i teleobiettivi. Beh, in quel caso avevo cosa? Quello che ti danno nel kit, il tappone, il 75-300. Comunque non era male, perché un teleobiettivo ti permette comunque di avvicinarti virtualmente a un soggetto senza infastidirlo troppo. Quindi dagli oggetti inanimati ovviamente passai poi a fotografare le piante e gli insetti. Avevo ormai mosso i primi passi nel tunnel, non potevo tornare indietro. Ne volevo ancora, volevo avvicinarmi sempre di più, volevo ridurre la distanza tra il mio obiettivo e il soggetto fotografato. Soltanto che lì iniziarono i veri problemi. Ad esempio, un teleobiettivo come questo non riusciva a mettere a fuoco soggetti più vicini di 1,5 m. Come vedete sul barilotto, infatti, è proprio riportata questa caratteristica e ogni obiettivo ha la sua limitazione, chiamiamola così. Ma c'era anche un altro simbolo riportato, quello della macrofotografia. Macro. Ma non è vero che è macro, non lo è. 28-90, macro. 75-300, già visto. 18-55, macro. 55-250. Macro. Anche su questo, ma non sono obiettivi macro, perché c'è scritto macro? A quel punto mi decisi, devo acquistare un obiettivo macro. Ma che cavolo? Vabbè. E qui entrarono in gioco le close-up. Cosa sono le close-up? Sono delle lentine che si avvitano davanti l'obiettivo, quindi effettivamente abbiamo un effetto lente di ingrandimento. Ci sono dei pro e dei contro, ovviamente. I pro è che con 15 euro si può iniziare già a intuire che cos'è la macrofotografia. Capiamo già che ci serve un bel po' di tempo, tanta pazienza, tanta luce e via discorrendo. Ma i difetti, ahimè, sono tanti. Ad esempio, aggiungendo una lente di ingrandimento davanti a un obiettivo convessa, aggiungiamo un elemento in più, quindi abbassiamo la qualità. E poi immaginerete che, essendo convessa, la parte esterna della lente risulterà un po', ecco, come vedete questa inquadratura adesso. Non è proprio tutta questa cosa fantastica. Tutto sommato, le close-up mi permisero di comprendere che era per me un mondo veramente affascinante. Quindi il passo successivo fu quello di acquistare i tubi di prolunga. Questi semplicemente vanno montati tra corpo macchina e obiettivo. Voglio utilizzare questa fotocamera analogica che rivedrete, o questa o un altro modello, nel prossimo video, dove vi spiegherò i tempi di scatto, perché come lo si riesce a fare con queste non si riesce a fare con altro. Allora, cosa succede?
come funziona un tubo di prolunga. Si va a montare sul corpo macchina così come montereste un comune obiettivo e dopodiché ci montiamo sopra il nostro obiettivo che intendiamo trasformare in macro. Ok, e cosa succede? Qui ad esempio c'è il 55-250 che non riesce a mettere a fuoco il soggetto perché è più vicino di 1,10 m che è la distanza minima di messa a fuoco di questo obiettivo. Non riesco, vedi, non c'è verso di mettere a fuoco. Monto il tubo di estensione, la distanza è la stessa, ma riesco a mettere a fuoco. È fantastico e quindi vado a fare una macro fotografia. I tubi di prolunga li trovate ormai un po' dappertutto, ce ne sono di differenti tipi, adatti per ogni modello e marca. Questi nello specifico riportano una serie di contatti che permettono la comunicazione tra corpo macchina e obiettivo. Quindi non vado a perdere delle funzioni come l'autofocus o la stabilizzazione laddove ci sia. Anche se per la macrofotografia almeno io mi trovo sempre comodo con manuale e poi su cavalletto. A meno che non si tratti di video. Appunto, vi lascio in descrizione o comunque alla fine del video il link per vedere un video che ho realizzato con i tubi di prolunga più un paio di obiettivi tipo il 18-55 o il 55-250, quindi cose che vengono sottovalutate e considerate dei tappi, ma andate a vedere il video perché ne vale veramente la pena. I prezzi dei tubi di prolunga sono vari. Il kit composto da 3 tubi di prolunga, ne varia ovviamente la dimensione e di conseguenza il rapporto di distanza di messa a fuoco dell'obiettivo, si aggira intorno per un kit da 3 pezzi intorno alle 50, 60, 90 euro, dipende perché ovviamente ci sono diversi tipi di fabbricazione. La differenza la troverete quando ci sono dei tubi di prolunga con i contatti e senza contatti, che arrivano a costare appunto senza contatti anche intorno alle 20 euro, 30 euro, quindi è un minimo investimento con una buonissima resa. Ora vi parlo di obiettivi dedicati a macrofotografia. Come li riconosciamo? Ad esempio questo qui che è un Tamron, ovviamente vi mostro dei marchi, dei modelli, ma non sono consigli perché ho questo da mostrare al momento. Allora, lo riconosciamo perché sul barilotto vediamo riportata sempre quella scritta macro, ma qua c'è anche una differenza. In questo caso io leggo questo qui, che è il rapporto 1:1, che vuol dire che l'immagine verrà presentata dalla lente al sensore grande tanto quanto il sensore, quindi avrò un'area di cut veramente ridotta, non dovrò andare poi a ritagliare la foto. Grazie mille per avermi seguito, spero che il video vi sia stato di aiuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale. Se vi fa piacere mi trovate anche su Instagram e Facebook. Buon proseguimento e buona luce! Ah, mi raccomando, se vi serve qualcosa, compratevelo!